Caravaggio o Michelangelo Merisi, uno dei più affascinanti e misteriosi pittori del XVI secolo, pittore di grande fama anche a livello internazionale, è oggi considerato uno dei più celebri rappresentanti dell'arte occidentale. Sarebbe pertanto fantastico conoscere i significati più intimi delle sue rappresentazioni pittoriche. Caravaggio è tornato per spiegarci l'arte a modo suo. Buongiorno, buonasera più che altro. Sono Michelangelo Merisi. In arte mi chiamano Caravaggio. Parlaci un po' della tua vita. Dove sei nato? Dove ti sei formato? Come ti sei approcciato al mondo dell'arte? Allora, i miei genitori erano originari di Caravaggio e successivamente venne la peste in quel periodo. Venne questa epidemia e fummo così costretti noi a emigrare, a lasciare il paese di Milano per andarci a rifugiare a Caravaggio. Però purtroppo padre mi si è acchiappata la peste, banalma dotata sa morte. E ecco così che io fui costretto ad andare a lavorare come apprendistato in una bottega di un pittore famoso, di Pedersano. Questo povero Pedersano mi prese innanzitutto per un anno, però poi le leggi, le cose, sono buono 4 anni da allora che fatica. Una volta finito, diciamo, questo apprendistato che è durato 4 anni, mi ritrovai a conoscere il Marchese del Monte, grande uomo di cultura, di spessore culturale. Il tuo curriculum testimonia di diversi guai con la legge. Ti va di parlarcene? Allora, diciamo che il mio passato è stato un po' travagliato. Diciamo, a casa del Fer Cardinal del Monte uno mi dava guai e ho deciso così di... ci siamo attaccati, ma niente di grave, alla fine ho vinto io. Ma quello è sangue. Sì. Vabbè, ma niente di che, comunque sì, non è successo niente. Poi varie volte sono stato arrestato, ma per sguidi ho commesso... La gente d'incastro, io non ho fatto niente, però dicono che ho commesso vari omicidi, però... E cosa è successo a Campo Marzio nel maggio 1606 invece? Allora, la sera del 28 successe un fatto molto particolare. Io subito dopo, mi sembra, le elezioni di Papa Paolo V Borghese, mentre, se non mi ricordo male, giocavamo a pallacorda, che cosa successe? Se non mi ricordo male, questo mi tirò una pallina e mi ferì. Mi fece molto male, tra l'altro. E
Io a sua volta lo ferii, solo mortalmente. E tra l'altro mi sa anche antipatico perché ci contendevamo la stessa donna, quindi ho preferito ammazzarlo e abbiamo tolto il problema di tutto. Purtroppo, nel bel mezzo dell'intervista, il sole stava ormai tramontando e pertanto il sommo pittore ha deciso di ospitarci nella sua personale bottega. Mamma che palle, ma dove andrò mai? Ecco, in realtà forse non era troppo felice di ospitarci. Ma torniamo all'intervista. Come nasce I Bari, una delle tue opere più suggestive? Allora, diciamo che l'opera gli pare, me la commissiona sempre il cretino del cardinal Francesco Maria del Monte, che è stato sempre un personaggio molto importante per la mia vita, in quanto mi ha commissionato anche la Buonaventura, che come a me mi avevo detto che stato negli musei capitolini, ma non lo so, ci ho capito quello che la gente dice. Chi sono i soggetti di quest'opera e cosa rappresentano? Comunque sia, Watts dice che rappresenta una scena, quindi un gioco. E io che cosa faccio? Nel mio dipinto io cerco sempre di raffigurare quindi questo gli vizi della povera gente. E in questo caso l'inganno, la truffa, ok? Perché noi buttiamo ci faccio fronte di quadre, ok? Qua ci sta un giocatore, qua ci sta un altro giocatore e qua sta gli compare di gli altri giocatori. Allora, scotate. Che succede? Si rappresenta una truffa, quindi ci sta gli pore malcapitato qua, degli quadri, e di qua ci stai i tuoi compare. Allora, chi sei gli truffatori che fa? Stai proprio da in cima agli pore malcapitato, no? Quindi come ci stai a mettere pressione? Sbrigate, fa la mossa in modo che poi ogni quattrino facciamo te quando non gli rivede più. E dopo ci sta l'altro compare di fronte, che cosa fa? Che sta proprio a guardare la carta, no? E poi ci fa pure segno a chi gli ha rubato un pochissimo degli tre, che nel gioco dello zarro è un punto molto forte. Però chi gli altri che fa? Chi gli sta così, sta a guardare il matto di carte? Ma chi gli sa che prima ti fa la mossa? Chi gli già sa che avvengi? Quindi sta proprio da sicuro che chi gli ha vinto, no? Quindi non c'ha proprio quell'aria di fierezza che già sa che ha vinto, però non è lecì. Perché dopo gli altri gli fregano, no? E quindi vincono loro. Parlaci della luce di questo dipinto. Allora, noi facciamo conto che stanno sempre faccia a fronte di quadri. Sempre faccio fronte di quadri. Allora, che vediamo? Vediamo che questa scena è molto precisa, molto nitida nei suoi colori. Questo è dovuto al fatto che la luce, diciamo, è esterna al dipinto, però riusciamo a capire che cazzo che la luce vede in alto a sinistra. E che cosa fa? Illumina la parete e rende molto più nitida la cosa, la situazione. Cioè, si vede proprio il contrasto di colore tra le vesti dei protagonisti. Che ci fa capire? Ci fa capire anche dal tessuto, come guardarsi bene le mantiglie nere, adesso si vede che io sono una persona di lusso, importante. Che ci fa capire? Ci fa capire che c'è il povero intento a fare la truffa, poi c'è la persona più altolocata, no? Che è sempre chi che se la piglia in saccoccia. Qual è il vero significato dei bari? Ehi, ma quello è lo spadino che il baro sulla sinistra porta alla cintola. Sicuramente il pittore lo avrà afferrato per mostrarci questo dettaglio. Oh, forse no. Voglio Monza proprio da bro, Allora, tu ti hai da sapere che nei miei dipinti ci sta sempre un messaggio, buono o brutto che sia, che se lo decida tu, che ora siete un zaccio che, vabbè, via tua. Come nella Buonaventura, io raffiguro sempre, cerco di rappresentare sempre quelli che sono gli vizi della povera gente. In questo caso, il vizio della truffa, no? Ai danni di una persona con grandi somme di denaro, perché stanno giocando azzardo, un gioco di azzardo dove la perdita era grande, visto che si giocava con tanti soldi. Ok? Che c***o, stacca sta macchinetta! Purtroppo il pittore aveva una certa fretta nel terminare l'intervista e forse i suoi motivi non erano poi così del tutto sconosciuti.
S, richiappato, mamma va.